Tappa a Molisana per Raffaele Fitto, ministro del governo Berlusconi, candidato con Forza Italia al Parlamento europeo. Ad accoglierlo a Vinchiaturo un gruppo di simpatizzanti e di amministratori locali. A fare gli onori di casa l'ex governatore Michele Iorio, il presidente della provincia di Campobasso Rosario De Matteis ed il consigliere regionale Nicola Cavaliere. Al centro del confronto i temi di carattere europeo e nazionale, con le critiche mosse al governo Renzi, ma anche a quella parte degli esponenti del centrodestra che nel momento di difficoltà denunciato Fitto hanno abbandonato il campo e dato vita ad una nuova esperienza politica. Quanto bisogno c'è di centrodestra in Italia e in Europa? Ma c'è un grande bisogno di centrodestra per affermare con chiarezza in Europa che noi abbiamo bisogno di un governo che sia legittimato e che difenda anche gli interessi del nostro paese. In Italia per affermare un principio che è alternativo alle politiche che vengono messe in campo da questo governo, che ha l'obiettivo di aumentare la pressione fiscale, di non toccare la spesa pubblica e di compiere le scelte che ci stanno portando, come emerge dai dati di queste ore, in una condizione di totale mancanza di crescita. Perché secondo lei l'Europa è avvertita come un'entità astratta, lontana dai cittadini? Perché compie scelte alcune volte irrazionali, perché è rigida nell'attuazione dei criteri economici ed è debole o disattenta dal punto di vista invece dell'attuazione di altre scelte. Lei è qui per la campagna elettorale per le europee, ma insomma in Molise, insomma, una situazione un po' particolare per quanto riguarda Forza Italia, ne ha conoscenza? Sì, lei mi fa una domanda giusta dal suo punto di vista, io le rispondo dal mio punto di vista, io sono qui per le elezioni europee ed è evidente che non ho motivo di entrare nel merito delle vicende locali per alimentare inutilmente polemiche che non servono. In Molise Raffaele Fitto, col quale tra l'altro c'è un'amicizia di lunga data anche per rapporti istituzionali passati quando era presidente della regione. Eh sì, Raffaele è stato non solo presidente della regione, ma è stato un ottimo ministro per il Mezzogiorno, della politica delle coesioni, ed è stato il famoso ministro che insieme a me ha deciso di destinare al Molise oltre 1 miliardo di euro. Tutti gli interventi, che molti dei quali devono ancora essere messi in campo, ma che derivano da quell'azione di governo che insieme alla regione lui ha avuto il coraggio e la capacità di fare. Credo che sia un'iniziativa che difficilmente si ripeterà nella storia del Molise. Anche per questa ragione Raffaele ha tutto il diritto di richiedere un voto di adesione agli elettori molisani di Forza Italia, perché ci possa rappresentare anche in Europa.